quei ragazzi che erano febbricitanti hanno recuperato, come vedete anche dall'elenco dei convocati. Di Gao invece non c'è, quindi qualche problema o una scelta di sovrabbondanza? No, sinceramente avrebbe anche potuto giocare, però essendoci un'abbondanza di difensori centrali, insomma, è una scelta tecnica. Oltretutto Di Gao è solo un difensore centrale, magari Indosso sì, gli altri si adattano ad essere sia l'uno che l'altro per coprire più ruoli, quindi in un certo senso sono avvantaggiati. Mazzotta e Mariungo li ritiene pronti oppure forse così allenati un po' con la squadra? No, per essere pronti sono pronti, poi è opportuno anche verificare questo aspetto qui, non c'è dubbio. Anche in relazione ad un rapporto con i compagni, no? Hanno avuto più tempo di loro per preparare questa partita, ma non è un aspetto determinante. Potrebbero anche giocare dall'inizio. Potrebbero, è un aspetto. Perché è un avversario di categoria, poi avendo delle difficoltà, se noi saremo bravi a saperle sfruttare, potremo vincere bene la partita, ed è quello che dobbiamo fare. Ma queste eventuali difficoltà della Salernitana dovremmo essere noi a sfruttarle, insomma, quindi dovremmo fare noi di tutto per vincere. Per cercare subito di sbloccare la partita e non aspettare, non avere quella pazienza di cui si parlava in altre occasioni, perché segnare subito significa costringere l'avversario poi a creare. Beh, questo è solo un aspetto tattico. Io penso che, almeno per quello che ho detto alla squadra, è che bisogna avere invece una continuità nel gioco e una certa. Una continuità e una intensità elevata, che significa che anche quando non siamo in possesso di palla, magari ce l'ha l'avversario, dovremo operare una certa pressione, ma quando poi siamo in possesso di palla, indipendentemente dal momento, giocando con razionalità, dovremo cercare naturalmente il gol. Che poi possa venire prima, non ci deve mettere nella condizione di vivere di rendita, assolutamente, sarebbe un errore imperdonabile, ma andare a ricercare una mentalità che ci porti a cercare il risultato sempre, in qualsiasi momento, a consolidarlo e quindi a giocare per divertirsi, per fare gol, per fare risultato, per fare punti. Poi è chiaro che ci vuole equilibrio, perché in una partita ci sono anche momenti di difficoltà, perché ci sono gli avversari, bisogna considerarli, rispettarli, che metteranno in campo anche le loro armi e quindi ci saranno dei momenti in cui noi potremmo essere in difficoltà. In quei momenti dobbiamo come squadra saperci difendere, saper aspettare, saper pazientare, interrompendo il ritmo dell'avversario, cercando di tenere poi noi la palla per poi riproporci non appena si presenti l'occasione. Quindi si può vincere anche giocando bene, ma si può vincere anche al 75esimo, all'88esimo, insomma. L'importante è che ci sia una continuità di azione, una intensità, una ricerca sempre del gioco, dell'azione. Stranamente io pensavo potesse fare un campionato diverso, visto anche alcuni uomini e alcuni uomini, insomma, e il presupposti così
con Cittadella ha fatto anche una buona partita, è andata in vantaggio, l'ha gestita bene, poi alcuni errori commessi hanno anche dal punto di vista psicologico evidenziati maggiormente dalla capacità dell'avversario di sfruttare l'occasione, le hanno fatto perdere una partita che tutto sommato poteva quantomeno pareggiare. E la stessa cosa per esempio ho visto col Cesena. La Salernitana sin dall'inizio ha fatto la partita, ha sperato un paio di occasioni importanti. La prima serie a verticalizzazione del Cesena in maniera anche un po' rocambolesca, la Salernitana è andata sotto e così poi il resto della gara. E stiamo parlando di un Cesena che comunque in questo momento squadra di forma secondo il classico. Questo per dire che nessuno, ed è quello che ho detto anche i miei giocatori, deve essere autorizzato a pensare che due punti in classifica possono significare essere una Cenerentola. È evidente che abbia che una squadra in questo momento ha dei problemi, lo dice la classifica e i risultati che stanno ottenendo, perché sono andati in vantaggio, poi alla fine non sono riusciti, è successo anche col Modena in casa, non sono riusciti a tenere il risultato. Però dipenderà sempre poi da noi, come ho detto prima, fare in modo che questo momento della serenità, questo momento negativo non riesca a sfruttare. Questo è certo in generale un discorso logico, giusto? Naturalmente le partite vanno, no, questa è una ovvietà, le partite però vanno giocate e io sarei molto più felice se oltre al risultato noi rispondessimo sempre con delle prestazioni di un certo valore e soprattutto espresse con una certa continuità, con una certa intensità. Questo mi darebbe molta più sicurezza e fiducia che qualche risultato magari ottenuto anche in maniera un po' fortunosa e rocambolesca. Sarebbe sempre benvenuto questo tipo di risultato. Però, per come penso io, anche in una prospettiva un po' più a lungo termine, forse noi necessitiamo un po' di continuità e soprattutto di prestazione, di una certa intensità, di un certo valore espresse con continuità. Questa prima però è la più importante delle quattro, nel senso che vincere questo significherebbe arrivare a giocare l'altra in un ambiente sicuramente meno difficile. Certamente, è molto importante come ha detto ai ragazzi, è un passaggio importantissimo, perché chiaramente sotto il profilo psicologico affrontare la successiva sapendo di aver alle spalle, di essersi messo comunque in classifica tre punti, di avere alle spalle una gara positiva, dà maggiore fiducia per affrontare la successiva, che poi essendo anche un derby avrà anche un sapore particolare.